Radio Icaro. Radio Icaro. Tempo reale. Tempo reale. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale in questo lunedì 8 giugno. Andrea Polazzi e Simona Molazzani. Buongiorno Andrea, come Buongiorno. Stai? Tutto bene, tutto siamo bene. Un po' al buio. Siamo in che un po' senso? Al buio. Ti senti un po' al buio perché non ci rivediamo? No, perché non ci rivediamo, quindi non so cosa sta succedendo. Diteci voi se siamo belli. Non so dove siamo in onda, in che modo, se in effetti siamo in onda da qualche parte, capito? Vabbè, insomma, in radio sicuramente. In radio sì, è l'unica certezza che abbiamo. In televisione anche. Adesso vediamo, verifichiamo i social e poi ci siamo. Cioè non ci rivediamo noi, ma sono poca cosa a di fronte a tutto il resto. Allora, sono le 9:10 quasi. Abbiamo iniziato un po' tardi, ma perché ho finito tardi come sempre. Come il mai? Mio TG delle 8:30. Non lo so, perché sono tante cose da dire. Mi sono così intrattenuta. Sai che però in TV è importante il tempismo, nel senso che se ti danno delle durate devono essere quelle. Che i programmi non possono iniziare un po' quando gli pare a loro. Certo. Lo sai tutte queste cose? Sì, sì, sono però, anni che lavoro da però, queste parti. Non, però un po' non così. Te ne può. Vabbè. Non è vero, non è vero. Allora io parto subito per non perdere altro tempo, visto che il tempo scorre, diamo subito quelli che sono i nostri contatti. 337-511-336. Se volete intervenire con i vostri messaggi, WhatsApp, scriveteci, continuate a scriverci, continuate a tenerci compagnie come avete fatto nelle ultimi mesi, insomma, quindi ci fa sempre molto piacere ricevere i vostri messaggi, così come ci fa piacere ricevere le vostre telefonate, per cui c'è la nostra attenta redazione all'esterno di questo studio, pronta prontissima a rispondervi e, se lo desiderate, anche ad entrare in collegamento con noi per raccontarci semplicemente un po' come state vivendo questo periodo, se ormai sentite insomma che piano piano sta cambiando qualcosa anche nella vostra vita, fatecelo sapere. Queste sono le modalità per farlo. Siamo anche su Facebook? Sì, ci siamo. Perfetto, quindi rilanciamo anche la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Anche lì potete tenerci compagnia, anche perché è facile mandare dei commenti o dei messaggi che poi possiamo leggere praticamente davvero in tempo reale. Bene, andiamo. Salutiamo Antonio, che ci vede bene. Cioè, nel senso bene? Che ci vede bene, no? Penso, se nel mi senso sono pettinata che... sufficientemente questa no ma mattina. Nessuno si è accorto che sei andata dalla parrucchiera. Eh sì, lo so, c'è nessun messaggio. Ma non oggi, venerdì. Ma perché non è che abbia cambiato tanto. Ciò vuol dire che tutto sommato anche nei lunghi mesi che ho fatto tutto da me era abbastanza dignitosa. Cosa hai fatto da te? Cioè, mi pettinavo, mi lavavo i capelli, Beh, grazie, il minimo indispensabile. Ma voi uomini non potete capire, cioè è inutile che mi guardiate in questo modo. Le signore all'ascolto possono capire che... Signore, anzi, all'ascolto, la capite? Vorrei dire che ringrazio, non era il caso che parlassimo di questa cosa alle 9:11, però insomma ringrazio la parrucchiera che è chiamata giovedì mattina. Ma possiamo dire quel che vogliamo, ormai è estate. Giovedì mattina, per giovedì sera mi ha trovato un appuntamento, cioè veramente... una persona gradevolissima. Io la ringrazio perché so quanto sono impegnata in questo momento. Alle 7 di questa sera io subito ho colto Brava. La palla al balzo. Brava, da dove vuoi partire invece? Da dove vuoi? Decidi tu. Sei tu che oggi hai il timone della trasmissione. Ma no, tu sei stato qui tutto il sabato, quindi insomma secondo me sei anche quello più preparato. E allora due. Partiamo da questa campagna TV nazionale che è stata lanciata nella giornata di sabato con un appuntamento al Grand Hotel, uno spot che andrà a spammare tutte le televisioni nazionali per rilanciare dal la Riviera in questa estate molto particolare, molto, ancora sì. Con tanti punti interrogativi. A fare da testimonial per questa campagna è Paolo Cevoli, presente anche lui al Grand Hotel. Noi abbiamo mandato il nostro esperto di comicità Lamberto Abbati al Grand Hotel e ha anche intervistato tra l'altro lo stesso, ecco, Cevoli. Fate allora... soprattutto attenzione alle 3 di cui parla, esatto, Paolo alle Cevoli. 3, sentiamo. Romagna mia, spiagge grandi come il nostro cuore, tu sei la stella, mare aperto come i nostri abbracci, quando ti perdo, terre sicure come il nostro amore. Tornare, la Romagna è il sorriso degli italiani. Parola di Paolo Cevoli. Il comico riccionese è il protagonista dello spot in programmazione dal 10 giugno per 7 settimane in prime time su Rai, Mediaset, Sky, La 7 e Digitale Terrestre. 2600 passaggi in TV con la copertura del 90% degli oltre 22 milioni di spettatori adulti nella fascia 25-54 anni,
per un investimento complessivo di 2.700.000 euro, a cui si aggiungerà un ulteriore milione per la campagna promozionale estera. La Romagna c'è e batte un colpo forte, tornando massicciamente sui principali media nazionali, ha dichiarato Andrea Agnassi, presidente di Visit Romagna. Del resto, a tempi fuori dall'ordinario, ha aggiunto, deve corrispondere un'azione straordinaria e questa campagna lo è. Una panoramica a volo d'uccello sulla spiaggia, con gli ombrelloni ben distanziati, l'Adriatico cristallino baciato dal sole, il sorriso dei bambini di nuovo liberi di giocare e una suggestiva veduta dell'entroterra. Un invito a tornare alla normalità e scegliere la Riviera Romagnola e i suoi borghi come meta per le vacanze estive. D'altronde, come recita lo spot, la Romagna è il sorriso degli italiani, ma è anche la terra dell'ospitalità e dei servizi per tutte le età e tutte le tasche, ha aggiunto il presidente della regione Stefano Bonaccini. E nessuno meglio di Paolo Cevoli poteva incarnare il sorriso dei romagnoli e trasmettere al pubblico quella voglia di spensieratezza che solo una vacanza in Romagna sa offrire. Io ho un gas addosso, non vedo l'ora che la gente arrivi, i turisti arrivano, perché dove vuoi andare meglio dell'Emilia Romagna? Noi abbiamo tre cose che cominciano tutte e tre con la E: entusiasmo, energia e due maroni, così, capito? Era l'ultima. Esatto, noi abbiamo solo questo problema di mancato ritorno, quindi abbiamo solo l'audio, non sappiamo quando siamo in onda. Sì, siamo molto sul chi va là. No, ci sentiamo molto trasmissione radio. Io sinceramente ne sono molto felice e secondo me è un po' dovuto a chi c'è dall'altra parte del vetro questa settimana. Il problema è che neanche lui sa quando finiscono i servizi, quindi non ci può dire 5 secondi o quant'altro, quindi è un po' quello il problema. Però, capisco la radio, mi piace tanto, però è un solo tecnico. Però ma va benissimo, va benissimo, perché ti stanno arrivando dei messaggi. La tua parrucchiera, insomma, cosa ci importa a noi della tua parrucchiera quando la gente ti dice, sì, come detto, ma lei è sempre bella con o senza parrucchiere. Che gentile, gli ho pagato il caffè questa mattina, non è vero perché abita lontano, ma glielo pagherò appena torna. Salutiamo anche Demis e Gabriele. Buongiorno a tutti ragazzi e buon lunedì. Gabriele chiede che la diretta al sito al momento non è visibile, faremo le verifiche del caso in questo momento, insomma. Adesso restiamo invece sul tema, perché in questa conferenza stampa che si è tenuta al Grand Hotel era presente il presidente della regione, che è un po' dappertutto in questi giorni. Possiamo dire, in videoconferenza? Sì, ma perché è un po' ovunque. E il sindaco di Rimini, nonché presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi. C'è anche Corsini, c'era anche Corsini. Gnassi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla la stagione estiva e allora ve le proponiamo. Ma oggi, senza montarsi la testa, però, buongiorno Italia, parte il turismo italiano. La porta del turismo italiano parte perché parte la Riviera Romagnola, che parte col sorriso, con 100 km di spiaggia e sorrisi, sicurezza senza ospedali, gli alberghi non sono dei pronto soccorsi, siamo quelli che abbiamo fatto i protocolli più sicuri, più seri, però adesso basta leggerezza e possiamo dire che grazie a questa forza, a questo sistema, all'offerta straordinaria che unisce borghi, entroterra, città d'arte, 100 km di spiagge e sorrisi, oggi parte il turismo italiano. La Notte Rosa è uno dei grandi eventi identitari, è chiaro che non possiamo far finta di niente, è cambiato il mondo, c'è stato il Covid, e i romagnoli sono così, con gli imprenditori ripenseranno, non rinunceranno alla propria identità e magari ripenseranno insieme, ripenseremo ad una Notte Rosa più spalmata, più lunga, magari che dura una settimana, più lounge, più fatta di piccole tante piazze tra mare, centro storico, quindi diffusa, lounge, ma senza rinunciare a questo carattere che ha voglia degli altri, di reciprocità, di amore e di messaggi positivi. L'Italia è questo e la Romagna è il meglio dell'Italia. Bene, non è proprio ben chiaro come sarà, ho capito che è lounge. È lounge. Perché l'ha detto due volte, quindi sarà la cosa più importante. Però insomma, che ci sarà... Speriamo. Senza i grandi eventi che non però si possono fare. Però mi è piaciuta l'apertura, soprattutto Buongiorno Italia, ci mancava un pezzo. Con Totucugno sarebbe stato contento di ascoltare il sindaco Gnassi. Io l'ho pensato, tu non so se dovevi dirlo però. Su Buongiorno Italia, Buongiorno Maria, io penso che insomma tutti si ricordano. Marco almeno... Torri ci chiede più lounge. Più lounge. Così. Marco, magari... Due volte l'ha detto, quindi lounge. Tra l'altro, insomma, magari potrebbe esserci magari delle passeggiate con le guide. Quest'anno si chiamerà la notte lounge. La notte lounge. Vabbè. Comunque, cambiamo proprio argomento, Andrea, perché parliamo anche di un tema...
che a noi è stato molto a cuore in questo periodo di chiusura. Parliamo di scuola. Parliamo di scuola perché ci sono tante questioni aperte sulla scuola. Noi venerdì abbiamo accennato a quella dei prossimi esami di maturità, però insomma in questo momento invece ci vogliamo soffermare sulla scuola di settembre, perché oggi i sindacati in modo unitario a livello nazionale hanno proclamato uno sciopero proprio per chiedere al governo di creare tutte le condizioni perché a settembre si possa tornare a scuola in presenza, in sicurezza, soprattutto dando a chi la vive nel mondo della scuola, quindi i dirigenti scolastici, i professori, il personale scolastico, tutti coloro che saranno lì da settembre, ce lo auguriamo proprio, ad accoglierli, i nostri bambini e i nostri ragazzi, lo possano fare con tutte insomma tutte le modalità sicure del caso. Noi siamo insieme a Maura Consoli, che è rappresentante proprio del settore scuola per la CISL Romagna. Maura, buongiorno. Buongiorno. Ah, ma che bella voce squillante. Sono in ufficio, sono operativa, Oh, bene, ci fa piacere. Ci fa piacere sentire qualcuno che è tornato operativo ed è felice. È molto bello. Maura, allora, situazione della scuola. Oggi una giornata, diciamo, la scuola tra i banchi è finita a febbraio. Quella della didattica online è finita tra venerdì e sabato. Però, chiaramente, per il personale della scuola, la scuola va avanti ancora per tante settimane. E quindi voi avete deciso oggi un'azione, diciamo, importante per segnalare, il dire ci siamo anche noi. E anche per sensibilizzare un po' alle difficoltà di questo periodo. Assolutamente sì, noi siamo sempre stati aperti, la scuola non ha mai chiuso e abbiamo sempre cercato di fare tutto quello che è possibile per continuare a fare scuola, ma con la S maiuscola, pur con tutte le difficoltà che ci sono state, che conosciamo benissimo tutti. Abbiamo cercato di essere sempre presenti, abbiamo cercato con il ministro di aprire tutti i tavoli che fossero necessari perché tutti questi passaggi potessero avvenire nel modo migliore possibile, in sicurezza e per garantire il diritto allo studio per tutti e una ripresa a settembre che sia davvero una ripresa nei banchi di scuola. Abbiamo avuto difficoltà, abbiamo cercato di proporre soluzioni, abbiamo individuato quali potessero essere le cose più importanti per poter partire in sicurezza. Se siamo arrivati a una giornata come oggi, che per noi è davvero, vuol dire sensibilizzare l'opinione pubblica, vuol dire mettere al centro la cosa più grande che abbiamo, che un paese ha, che è la scuola. Ad oggi, nonostante tutti i tentativi che abbiamo fatto, non siamo ancora riusciti ad ottenere quelle risposte che ci aspettavamo e abbiamo proclamato uno sciopero dell'intera giornata, che coinvolge tutto il personale della scuola, quindi docenti, personale ATA, ma addirittura anche i dirigenti scolastici che anche loro sono in difficoltà perché sono praticamente stati lasciati da soli a gestire tutta questa situazione di emergenza. I vari DPCM che si sono susseguiti, tutte le indicazioni che sono state date, in realtà poi sono rimasti soli a gestire tutta questa situazione. E l'inizio, non vi nascondo che è stata durissima per tutti, perché rimettere insieme i pezzi di qualche cosa di così improvviso è stata veramente complicata. Non è fatto facile vivere la scuola in questo modo, come l'hanno vissuta tante persone. Esatto. Parliamo di chi l'ha fatta la scuola, nel senso che ha proposto le lezioni, di chi era a casa, probabilmente magari ci sono anche tanti genitori, ma anche i professori spesso sono genitori, quindi sono trovati anche a vivere insomma la doppia situazione. Maura, ma una giornata di anche perché le ipotesi che ancora ad oggi si stanno facendo per il ritorno. Ricordiamo anche la discussione in aula molto animata la scorsa settimana, tutte queste ipotesi, ma mancano ancora le linee guida. Esatto, e soprattutto anche alcune ipotesi fanno un po' cadere le braccia, cioè ritornare a scuola come viene visto in alcune situazioni, insomma effettivamente è molto complicato pensarla così, il ritorno a scuola. No, ma infatti ad oggi non sappiamo ancora come si rientrerà a scuola, non sappiamo quando si rientrerà a scuola.
esattamente con quali modalità. Ancora siamo nella, è tutto secretato, c'è questo comitato tecnico scientifico che deve dettare le linee guida, i protocolli, ma ad oggi ancora non si sa come si sa che di sicuro non si potrà tornare a scuola nelle condizioni di prima. Le classi che sono strapiene di ragazzi, di bambini, non possono tornare a scuola in queste condizioni, perché oggettivamente, se pensiamo a un protocollo di sicurezza che prevede la distanza, che prevede il distanziamento, cioè non ci sono le strutture, non ci sono le aule. E d'altra parte, sdoppiare le classi metà scuola la mattina, metà il pomeriggio, perché si sta facendo mille ipotesi, anche questo è una soluzione che lascia il tempo che trova, perché la didattica a distanza, per quanto sia stata utile in questo periodo di emergenza, rimane ed è una situazione emergenziale, perché la scuola è fatta di presenza, si deve ritornare a scuola in presenza. Ma come ancora? Non ci è dato di sapere. Siamo ancora in alto mare. Maura, scusi, una domanda. È chiaro che l'Italia è molto grande e le decisioni dovranno essere prese sull'intero territorio nazionale. Sappiamo che le scuole d'Italia sono anche molto diverse tra di loro, e quindi c'è una geografia ma anche proprio differenziata. Noi chiaramente ci soffermiamo sul nostro territorio. Se lei potesse dire, anche un po' conoscendo il mondo della scuola del territorio romagnolo, cioè la Romagna sarebbe in grado di ripartire, mettendo magari col fatto che magari ha investito anche sulla scuola alcuni edifici, sappiamo anche quanto è stato fatto negli ultimi anni per l'edilizia scolastica, per avere questi elementi di sicurezza per un ritorno magari creativo alla scuola in presenza? Noi siamo in condizioni di ripartire secondo quei dettami di sicurezza che ci vengono richiesti, perché per quanto noi in Emilia Romagna possiamo dire che abbiamo una scuola che funziona, che insomma, che è stata, sulla quale è stato, si è sempre avuto molta attenzione, però in queste condizioni noi abbiamo degli edifici scolastici che contengono, che hanno le aule piccole e contengono un numero di alunni alto, perché parliamo ancora di classi da 25-30 alunni e non è possibile pensare di tornare a scuola con le stesse aule e con gli stessi alunni, perché non si può. E quindi non ci sono, allora parliamo di investimenti, parliamo di ristrutturare tutti gli edifici scolastici, ci vogliono, ma non c'è il tempo per poter ripensare a una ristrutturazione totale di tutti gli edifici della nostra terra, cioè, ci vogliono anni. Ma ora quali sono le vostre proposte a questo punto? Cioè cosa mettete oggi sul tavolo del governo? La priorità. Le priorità sono sicuramente gli investimenti che il governo deve tirare fuori, anche soprattutto da un punto di vista degli organici, perché se non ci sono le condizioni strutturali per poter andare a scuola in sicurezza, perché le scuole non lo consentono, cioè, sdoppiare le classi vuol dire aumentare di sicuro gli organici, vuol dire dare alle scuole gli organici di cui hanno bisogno per poter garantire il diritto allo studio ai ragazzi. Ma parliamo di organici non soltanto di docenti, parliamo anche e soprattutto in condizioni estremamente difficili, parliamo di personale ATA. Personale ATA che anche questo fa parte delle scuole e che si trova a dover affrontare una situazione mai gestita prima. E per pensare di, secondo quello che si legge, secondo quello che dice il ministro, di una sanificazione costante delle scuole, di una attenzione diversa rispetto a prima, ce ne vogliono il doppio rispetto a prima, anche perché gli orari si allungheranno, perché davvero non si sa ancora come sarà. E quindi cioè, l'investimento sugli organici è sicuramente la prima cosa da fare, perché devi dare alle scuole gli organici di cui hanno bisogno, docenti e ATA. Abbiamo bisogno che ci siano gli insegnanti a settembre, e ancora ad oggi non abbiamo dovevano esserci dei concorsi che dovevano partire, dovevano stabilizzare e quindi garantire a scuola un certo numero di docenti, di presenze, per limitare, non dico eliminare perché non si può, perché i numeri sono altissimi, i contratti a tempo determinato, ci sono tantissimi contratti a tempo determinato, tanti docenti che hanno mandato avanti la scuola anche in questo periodo di didattica a distanza,
e sono tutti supplenti che hanno più di 36 mesi di servizio, che hanno tanti anni di servizio, che quindi hanno permesso alla scuola di continuare. Questi docenti devono entrare a far parte dell'organico, perché la scuola ha bisogno di docenti. Quindi diciamo, Maura, nel momento in cui a livello strutturale non è che possiamo pensare che l'estate sia sufficiente ad allargare gli spazi delle nostre scuole, almeno allarghiamo il numero delle persone che saranno in servizio per garantire il ritorno dei ragazzi a scuola, insomma. Beh, proprio un'estrema sintesi. Maura, chiaramente immagino poi la scuola, il discorso dei concorsi, il discorso dell'immissione in ruolo, quante lotte avete fatto perché la scuola fosse veramente considerata il perno centrale. È chiaro che questo periodo di chiusura ci ha mostrato che invece forse, almeno insomma, le scelte che sono state fatte sulla scuola non l'hanno proprio considerata tra le prime cose prioritarie che dovessero ripartire nella vita delle persone. O meglio, la scuola è sempre andata avanti in una modalità che però, come ci diceva lei, ha avuto tanti elementi che dovrebbero essere riconsiderati. Le chiedo anche una cosa, approfittiamo della sua presenza perché in questi giorni anche con i nostri ascoltatori si è aperto un po' il dibattito sugli esami di maturità, sul fatto che abbiamo sentito come anche sul nostro territorio ci siano stati docenti che insomma siano molto scettici sul fare l'esame di maturità in presenza. Perché? Perché insomma ci sono dei rischi, ci sono dei pericoli. Come sindacato avete fatto una riflessione anche su questo, cioè coinvolgendo anche i vostri associati, i docenti o comunque il personale proprio su questo tema? Perché la scuola di settembre è anche un po' la scuola di oggi, perché il rischio che ci si prende oggi, ma anche il coraggio che magari ci si mette oggi a fare alcune cose in presenza, può aprire forse alcune strade anche per l'immediato futuro. Assolutamente sì, ma si è discusso molto sulla possibilità di o meno di far fare l'esame conclusivo in presenza oppure online, e alla fine si è andati sulla decisione di dare ai ragazzi questa opportunità, che è appunto un esame che sia, è chiaro, non come tutti gli altri anni, per la possibilità di una discussione in presenza per dare una, perché sia in qualche modo una fine, non dico normale, però che abbia qualche caratteristica di normalità è eccessivo, però che non sia così fredda, così distante come poteva essere l'esame. Ma il protocollo di sicurezza che è stato siglato da questo comitato tecnico scientifico per gli esami di Stato è stato anche questo, è arrivato abbastanza in ritardo, è stato interpretato e tutte le scuole si sono trovate a dover preparare questo esame di Stato, che è un po' l'apripista di quello che potrebbe essere l'apertura a settembre, perché ci sono tutte delle misure igienico-sanitarie, delle misure da seguire per poter garantire al massimo la sicurezza. I docenti hanno paura, questa sensazione l'ho avuta anch'io parlando con dei colleghi che conosco, hanno timore di qualche contatto e in alcuni casi per situazioni particolari hanno chiesto, ma cioè, è veramente sicuro, rientriamo con sicurezza, ma è giusto, non potevamo farlo a casa? Allora lì se ci sono delle considerazioni da fare singolarmente, però tutto quello che il protocollo di sicurezza prevede, oggi scuola lo ha attivato, partendo proprio dall'ABC, dando tutte le istruzioni a tutti e prevedendo qualunque tipo di possibile difficoltà o emergenza. E anche in questa situazione i dirigenti scolastici hanno dovuto farlo da soli, cioè prendendo le linee guida, prendendo il protocollo, però poi ogni scuola si è organizzata
in modo da poter garantire al massimo questo rientro di questi ragazzi in sicurezza. Per quello che dico, che è un po' la tripista, ecco, di quello infatti che potrebbe essere. Io credo, Maura, che in questo senso, ho sentito anche, ci sono anche posizioni diverse su questo, no? E anche perché noi leggevamo proprio nei giorni scorsi questo articolo che diceva che ancora, ad esempio, solo sul territorio di Rimini stiamo parlando, c'era un terzo che ancora insomma, di situazioni in cui non si era trovato il presidente di commissione, ma immagino che il problema riguardi ugualmente anche gli insegnanti, cioè la difficoltà, lo diceva lei, hanno paura, però forse ci vuole anche un po' di coraggio, perché questo è quello che ci attenderà, e magari aprire una strada piccolina, perché chiaramente qui si parla di ragazzi grandi, di non tanti ragazzi che rientrano in sicurezza, magari potrebbe far scorgere anche possibilità nuove, non lo so, quindi insomma, mi faceva piacere anche la sua riflessione su questo, perché è sicuramente un tema grande, però mi pare di capire che non l'abbia stupito il fatto che ci siano presidenti di commissione o anche professori che magari non sono convinti, che magari vanno a chiedere un certificato medico per non fare gli esami, per non essere in commissione d'esame. Però prima o poi bisogna ripartire, però prima o poi bisogna ripartire, e quello che noi abbiamo chiesto, che stiamo urlando, è: dobbiamo ripartire in sicurezza. Esatto. Mettiamoci attorno a un tavolo, non mettiamo i bastoni tra le ruote, non l'abbiamo mai fatto, ci siamo messi a disposizione, abbiamo cercato, siccome la scuola la conosciamo bene, stiamo cercando appunto questa condivisione di ripartenza per tutti in sicurezza, garantendo il personale docente ASA, garantendo anche una figura tecnica che non è prevista per tutti gli ordini di scuola, ma siccome la didattica a distanza non sarà abbandonata quando si rientrerà a scuola, cioè prevedere una figura tecnica in tutti gli ordini di scuola è un altro elemento, un altro tassello che si deve aggiungere, garantire tutti i DSGA, i direttori amministrativi che mancano in metà delle scuole d'Italia, garantire tutti i DSGA in tutte le scuole è un altro pezzetto che deve essere messo a posto, perché le scuole hanno bisogno anche di questo. I concorsi devono essere fatti, e qui devono essere fatti in una certa maniera. Abbiamo chiesto in tutte le lingue, per garantire la presenza dei docenti a settembre, con una procedura semplificata, perché si potesse partire con il piede giusto, e la risposta è stata no, che questa è stata la cosa della serie no. Vabbè, allora no, alla fine abbiamo proclamato questo sciopero che deve mettere in evidenza, deve accendere i fari sulla scuola, perché della scuola si parla tanto, in campagna elettorale moltissimo, in tutte le cose si parla di scuola, investiamo sulla scuola, e poi alla fine vai a chiedere il conto, alla fine sulla scuola, dove sono i soldi, perché alla fine le risorse sono, la scuola riparte, la scuola diventa scuola con la S maiuscola se la scuola ha le risorse adatte, se ha le risorse per poter funzionare. E io voglio, da questa radio, voglio ringraziare, voglio lanciare un grazie che è stato fatto in tutte, ma la fatica, il grazie per tutti quei docenti che da casa si sono messi in gioco, pur non avendo diciamo un'abilità tecnologica particolare, perché ci sono tanti docenti che sono in difficoltà ad usare queste nuove modalità e tecnologie per poter fare didattica a distanza. Il grazie davvero a tutti quei docenti che si sono spesi per mantenere il contatto con i loro ragazzi e per far sì che non venisse interrotto il diritto allo studio, che è un diritto sancito dalla Costituzione. La scuola deve essere scuola, ma ci vogliono le risorse e ci devono ascoltare. Maura, mi pare grazie. Il messaggio sia molto chiaro, grazie mille per queste considerazioni, ma anche un po' per l'approccio coraggioso rispetto al ritorno, perché credo che in questo momento tante famiglie sentano questo desiderio, sono arrivati anche commenti proprio li leggiamo su questo. Maura, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Allora, Barbara, ad esempio, insomma, dice: perché non aggiungiamo strutture dismesse, le mettiamo a norma e poi facciamo girare anche i ragazzi con mascherina tra varie aule più grandi, tipo palestre, in base alle materie che devono seguire, un po' questo approccio stile americano. Sì, ma poi ad esempio ci sono anche modelli, ieri sera proprio parlavo con degli insegnanti, sono modelli da cui stiamo apprendendo molto, la scuola senza zaino, la scuola nel bosco, sai, quegli modelli un po' del nord Europa, dove ad esempio si parla anche dell'uso degli spazi collettivi, che potrebbero essere i corridoi, alcune, è vero, bisogna tutta ripensarla, la scuola rispetto all'aula singola,
Però sarebbe strano non trovare un modo per farli ritornare. Poi ci scrive anche Demis, che insomma che mi sembra molto intelligente, anche la sua valutazione. Ci facciamo tutti questi problemi, no? Ma dopo un'estate che i ragazzi se ne stanno tutti insieme a stretto contatto tra spiaggia, bar, movida e altro, è proprio la scuola, secondo me, che vuol dire a fare la differenza dopo, esatto, dopo un'estate di contiguità, diciamo così. Sì, anche perché io ad esempio ho visto tra venerdì e sabato le scuole sono finite, molti ragazzini, giustamente non era la scuola ad organizzarle, neanche i comuni che stanno predisponendo una serie di appuntamenti all'aria aperta, in sicurezza per farli vedere, ma poi i ragazzi hanno ricominciato a vedersi, a vedere i loro compagni, ad uscire insieme. Io insomma... Ci sono partite di calcetto nei parchi che non si possono fare, ma la gente posta foto di siamo tornati, ma tra bambini anche, 7, 8, 10 anni, anche gli adulti le fanno, ci sono persone che giocano al mare, a beach volley, anche questo ancora non si potrebbe fare, ma nessuno gli dice niente, tantomeno gli operatori di spiaggia. Mi sembra che la situazione sia, nonostante ancora ci si chieda di mantenere un determinato atteggiamento, mi sembra che la tendenza sia un ritorno non graduale ma piuttosto immediato alla normalità. Poi ci sono alcuni posti invece che negozi in cui devi tenere magari la mascherina e l'aria condizionata viene tenuta spenta perché magari ancora non ha norma e esplodi praticamente lì dentro. Ci sono gli estremi. Eh sì, lì un po' li vediamo, però la scuola, diciamo che noi l'abbiamo lanciato più volte, sentendo anche voci diverse di questo mondo della scuola, questa mattina il sindacato, io credo un po', cioè sinceramente mi ha fatto piacere anche la riflessione della sindacalista, perché oggi abbiamo un appuntamento che è dopodomani, non è dopodomani ma insomma nei prossimi giorni apre un esame di maturità, le perplessità anche di molti, sinceramente sì, sono d'accordo, c'è anche chi non ce la sente e questo è assolutamente corretto, come diceva anche la sindacalista, vanno prese le singole persone, anche valutate le singole situazioni, però con un po' di coraggio bisogna aprirle alcune vie, bisogna gradualmente tornare, sicuramente l'esame di maturità è un modo per tornare gradualmente, perché non è la massa di ragazzini che ti ritroverà a settembre. C'è un amico che fa un po' di polemica, cioè mi ha mandato un messaggio adesso, dice: i miei figli sono alle medie, hanno fatto 3 ore e mezza per 5 giorni di media, invece di 5 ore per 6 giorni. I professori e il personale sono stati messi in cassa integrazione, visto che non hanno lavorato. Non funziona così nello Stato. Se mettessero in cassa integrazione pagata dopo 4 mesi professore e personale ATA, scommetto che avrebbero più coraggio. Il posto fisso, puntini puntini, solito male. Insomma, piuttosto polemico. Noi leggiamo. È una riflessione che ho sentito anche da altri, devo dire la verità. Per cui se c'è qualcuno, invece, siccome a noi ci sta molto a cuore questo tema. Avevamo anche un intervento, tra l'altro, fatto alla Camera. Sì, allora guarda, il nostro Diego Zichetti lo sta provando a scaricare. Mi ha detto che appena sarà pronto lo possiamo far vedere, perché l'onorevole, chiaramente qui sappiamo quanto si è dibattuto in aula fino a notte fonda sul decreto scuola, sappiamo anche la posizione dell'opposizione, della minoranza, insomma molto critica, con Azzolina bocciato, visto anche dei cartelli. Sì, così. Altri messaggi se vuoi. Sì, ecco, sì, magari così aspettiamo che Diego Simona riesca a scaricare. Simona ci scrive: ho avuto modo di stare vicino ad un insegnante che con 2 bimbi e tanti sacrifici costantemente ha provveduto a fare video lezioni. Veramente un lavoro raddoppiato per loro, che comunque sono stati molto efficienti e professionali a svolgere il loro lavoro in una modalità nuova e difficile. Quindi, insomma, questo è prioritario. Anch'io tante voci di persone che conosco, che vivo nel mondo della scuola, che sono stati degli esempi, cioè perché è veramente complicato portare avanti e soprattutto questa modalità. Sì, certo. Allora, continuiamo a leggere i messaggi un attimo. Sì, solo. Vai. Barbara scrive: giocare all'aperto e studiare all'aperto, ok, ma poi in inverno tutto chiuso. Già. E Antonio: vi immaginate i ragazzi più piccoli con il raffreddore stagionale e con la mascherina? Allora, io immagino alcune settimane, se tutto sarà come tutti desideriamo, cioè che si torni a scuola, quelle settimane in cui non ci sarà nessuno a scuola, perché sapete che ci sono le influenze stagionali che poi insomma gradualmente contagiano tutta la classe. Poi c'è, diciamo, una perla di saggezza che ci arriva da Gabriele, che scrive: sì? Possiamo dire scientificamente parlando che la situazione sta andando in vacca, la gente non ha più paura di morire e quindi si è tornata all'anarchia. Beh, ma è scientifica questa. È molto scientifica, sì, però sì, rende sì. Bene l'idea, insomma, che almeno in determinati posti quello che sembra essere in questo momento. Poi, insomma, l'andamento del contagio ci dice che a Rimini abbiamo avuto per 2 giorni di fila 0 decessi e 0 contagi, poi ce ne sono stati 2, poi 1, tutti asintomatici che vengono rilevati tramite test sierologici. Sappiamo che anche a livello nazionale la situazione sta rientrando, però se uno amplia un pochino lo sguardo,
sguardo al resto del mondo, ci sono ancora realtà dove l'epidemia è in fase crescente, dove ci sono migliaia di contagi ogni giorno, dove ci sono tante nuove vittime. Quindi insomma, magari alle volte, oltre che guardare il proprio piccolo e sapendo che all'orizzonte ci sarà un periodo autunnale probabilmente nel quale il virus potrebbe riprendere piede, tra l'altro andrà di pari passo con l'influenza stagionale, tanto che per evitare, per distinguere tra le due cose, si è ampliata anche la platea di chi si può vaccinare gratuitamente, quindi tutti gli over 60, ma anche tutti i bambini, quelli più piccoli. Diciamo che è una situazione che ancora è in divenire, anche se tutti auspichiamo che non ci sia nessuna recrudescenza in autunno, che l'estate possa andare tranquilla anche dal punto di vista delle presenze turistiche. Tra l'altro, in tema di turismo, ci scriveva un po' qualche minuto fa, penso a commento del primo servizio, il nostro amico milanese Deto, che dice: con il senso civico che ho, quest'estate la trascorrerò a Milano senza muovermi, però da alcuni commenti che leggo, c'è stata una polemica anche in coda a una cosa che abbiamo pubblicato sulla pagina di Tempo Reale, noto una certa sfiducia nei confronti dei lombardi. Non nota è la polemica tra Sala e Salinas, governatore della Sardegna. Spero che l'ospitalità romagnola si dimostri davvero la migliore. Guarda, ha detto, non sappiamo se può essere un indicatore, ma sicuramente, a parte che insomma i nostri amministratori, ricordo proprio l'invito a Sala del sindaco Tosi, che insomma, con un Sala che ha detto vi verrò a trovare il prima possibile. Nei giorni scorsi c'è stata anche un'iniziativa di un albergo di Misano che ha ospitato 50 persone gratuitamente per 3 giorni, e molti di questi arrivavano proprio dalla Lombardia. C'era anche una coppia bergamasca, anche loro erano preoccupati, ma ci vorranno, non ci vorranno, perché dicevano, non so se anche Detto magari ha fatto qualche ricerca in questi termini, soprattutto quando insomma, i lombardi chiamano al sud Italia per prenotare, insomma, quando dicono ma siamo di Milano, siamo di Bergamo, qualche operatore turistico, insomma, questo era riportato proprio da questa coppia, si trova in difficoltà a dire di sì. E in Romagna direi che questi problemi non ci sono, nel senso che gli ultimi due tutti. Messaggi poi ci hanno fatto un cenno di ok dall'altra parte del vetro. Allora, un SMS che è appena arrivato: sono la vostra telespettatrice di Rimini, volevo chiedervi a proposito della sicurezza dei ragazzi a scuola. Si sta parlando tanto di come ripartire, ma io sto vedendo in giro gruppi di ragazzi in età scolare tutti attaccati senza mascherini, quindi che senso ha soffermarsi solo sulle misure durante l'orario di scuola e poi pomeriggio e sera nessuno li controlla? Che senso ha? Al mattino ci sono i rischi e al pomeriggio e alla sera no. Ricordiamo però la nostra telespettatrice, intanto grazie di questo messaggio e grazie anche perché vediamo che i nostri amici a casa sono molto attenti al tema della scuola. C'è anche tutto il tema della sicurezza del personale, perché ricordiamolo che ci sono state anche in alcune occasioni delle esternazioni proprio dal parte del personale scolastico tramite le loro sindacati e quant'altro, preoccupati perché il personale scolastico ha una certa età, cioè insomma il nostro corpo di docente, non solo insegnante e anche ma personale, esatto, operatori, e quindi insomma c'è anche quella preoccupazione lì sui ragazzi. Forse i ragazzi insomma magari sarebbero volentieri a casa anche per se, altri motivi, secondo me ci saranno alcuni ragazzi che tranquillamente uscirebbero in gruppo di 10-15, poi gli dicono devi ricominciare la scuola, ma non mi sento sicuro a scuola perché ascolta, hai fatto il sondaggio a casa su beccarli. Allora, L'ultimo messaggio che ci arriva sempre da Gabriele, poi il nostro contributo: ci si è già dimenticati che il virus a gennaio lo abbiamo importato da fuori confini nazionali e quindi anche se fosse totalmente scomparso in Italia potrebbe tranquillamente rientrare da fuori. Anche perché adesso si aprono i confini. Abbiamo visto in Cina, quando, insomma, una volta debellato il virus lì, è tornato da un'altra parte. Esatto. Lo so, effettivamente insomma io credo che sia importante mantenere questa attenzione, ma questo lo diciamo tutti i giorni. Dicevamo sul tema della scuola, anche l'onorevole della Lega Elena Raffaelli è intervenuta proprio durante la lunga sessione in aula, ed essendo un nostro parlamentare locale abbiamo piacere di mostrarvi proprio alcuni passaggi del suo intervento alla Camera sul tema della scuola. Allora sentiamo che cosa ha detto l'onorevole Raffaelli. Grazie Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, membri del Governo. Fa quasi sorridere, o meglio fa quasi piangere, Presidente, discutere in quest'Aula un provvedimento che titola misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. Quando parliamo di misure urgenti e regolare conclusione, vorrei sommessamente ricordare che oggi termina l'anno scolastico per tanti studenti.
studenti ai quali avete detto tutto e il contrario di tutto, persino il tutti promossi mentre si stavano muovendo i primi passi verso la didattica a distanza. Un decreto partorito l'8 aprile e che arriva oggi alla Camera è la cifra dell'inadeguatezza e dell'incapacità di organizzare e pianificare con consapevolezza e con responsabilità il futuro dei nostri figli. Come sempre e come ci è stato chiesto più volte dal Presidente della Repubblica, con il senso di responsabilità che ci contraddistingue e che ci appartiene, abbiamo tenuto un atteggiamento collaborativo al fine di migliorare un provvedimento zoppo, confuso ed inadeguato, che ha determinato accese discussioni anche in seno alla stessa maggioranza di governo. Tensioni non ancora del tutto placate, come hanno dimostrato alcuni interventi dei colleghi di maggioranza che hanno espresso contrarietà rispetto ad alcuni contenuti del provvedimento, oltre che sui toni della discussione. Ma oramai, Presidente, questa maggioranza ci ha abituati a litigi continui e a posizioni esatte e contrarie sulla giustizia, sulla scuola, sull'economia, sul MES. Posizioni divergenti che però immancabilmente rientrano e si accomodano anteponendo all'interesse del Paese la tenuta di un governo posticcio che, pur di non dar voce al popolo, trova sempre una via di conciliazione. E questo esecutivo più volte ci ha assicurato che le nostre proposte avrebbero trovato spazio in altri provvedimenti. Quali, ci chiediamo? Quali, Presidente? Dobbiamo ancora capire. Qui ci sono solo continui rinvii e ritardi che fanno male al nostro Paese già in grande sofferenza e che ne appesantiscono oltremodo la ripartenza. Lo abbiamo capito, la velocità non è il vostro forte, ma abbiate almeno l'umiltà di ascoltare e di accogliere proposte di buonsenso che ci vengono dalle associazioni, dagli imprenditori, professionisti, partite IVA, insegnanti. Fuori c'è un mondo che sta gridando a gran voce di essere ascoltato anche attraverso la nostra voce. L'arroganza e la presunzione di bastare a se stessi e di essere i privilegiati detentori della verità in tasca è un errore imperdonabile che ai noi marchi a fuoco l'attività di questo esecutivo sin dai primi giorni della gestione dell'emergenza sanitaria. Oggi il dialogo con le opposizioni dovrebbe essere costante e soprattutto vero. Perché purtroppo, Presidente, tante sono state le rassicurazioni da parte anche dello stesso Presidente Conte. Rassicurazioni che però sono rimaste tali e non si sono mai tradotte in atti concreti. E questo non a scapito della Lega, ma del Paese. Ancora una volta poi si procede a colpi di fiducia, nonostante i tanti dubbi della stessa maggioranza, strozzando il dibattito e dando un pessimo segnale al Paese, agli studenti e alle loro famiglie che sono in grande affanno per il mancato coraggio e la forza di decidere di questo esecutivo. Chi governa ha la responsabilità di decidere, non di attendere. Chi governa la responsabilità decisionale lo deve fare con determinazione e fermezza. Spiace dover constatare che queste qualità non appartengono a questo esecutivo, che compie timidissimi passi e per lo più incerti. E a volte poi basta semplicemente guardarsi intorno e osservare chi ha il coraggio di assumere decisioni. Siamo stati i primi a chiudere le scuole e saremo gli ultimi a riaprirle. Non si sa peraltro né come né quando. Nella vicina Francia 1,5 milioni di bambini sono già a scuola in sicurezza, così in Austria, Svizzera, Germania, Belgio, Danimarca. Queste famiglie hanno delle certezze, perché non esiste fase 2 se non riparte la scuola. Sono stati mesi difficili, anzi difficilissimi per tutti, per i bambini, i ragazzi, i genitori. Anche i nostri figli sono stati eroi. Restare a casa è costato fatica, sacrificio e rinuncia. Privazione forzata della socialità e di vitali relazioni che sono il perno della vita scolastica tradizionale, perché la scuola, lo sappiamo bene, non è un edificio, ma è prima di tutto luogo di socializzazione e relazione. Sono stati bravi i nostri figli, composti, a volte comprensibilmente annoiati. Niente banchi, niente maestre chinate sui banchi, niente carezze. E allora questo provvedimento offre l'occasione per esprimere il nostro sentito ringraziamento a tutto il personale docente che con grande senso di responsabilità ha assicurato le attività didattiche nella modalità a distanza, misurandosi con nuove modalità organizzative che hanno rappresentato una grande sfida condivisa con i bambini, i ragazzi, le famiglie. E lo dico prima di tutto da mamma.
Questa è una parte dell'intervento di Elena Raffaelli, un intervento insomma era di oltre 9 minuti. Noi insomma vi abbiamo proposto i 4-5 minuti iniziali, molto critico, molto critico sulle come del resto dell'esecutivo. Tutto il suo partito, sì. Sulle scelte dell'esecutivo anche in tema scuola, ricordiamo la protesta, gli striscioni e quant'altro che sono andati in scena, diciamo così, nella, sì. Nell'aula della Camera. Tra l'altro sul tema del decreto ci sono anche alcune novità, non parlo di quello scuola ma il decreto rilancio, perché si parla della possibilità in questo emendamento presentato dalla maggioranza di ampliare il sisma bonus e l'eco bonus anche alle seconde case e alle strutture alberghiere. Ho letto anche che è andato praticamente a ruba il bonus bici e quindi hanno dovuto rifinanziarlo con altri, credo debbano rifinanziarlo con altri 120 milioni di euro, mi pare, vado a memoria, non ho la notizia sotto, l'ho letta al volo nella giornata di ieri, e il tutto nonostante ancora non sia stata attivata la famosa piattaforma. E quindi insomma gli stessi commercianti nell'articolo che ho letto intervenivano dicendo che c'è molta confusione certo. E, da parte della gente ma anche da parte loro nel poter dare risposte. Nonostante questo il bonus bici è piaciuto quindi per te non c'è più niente. No, infatti ho capito, anche perché a livello regionale era molto, molto meno e tu come riccionese hai diritto solo ma anche lì non ho ben capito come poterlo fruire. Posso lanciare un appello, cioè che se qualcuno mi regala una bicicletta no. E che noi sentiamo dire a livello regionale, a livello nazionale, costantemente di stanziamenti, finanziamenti, risorse, qualcuno provvedimenti, bonus. Io vorrei capire se al di là delle dichiarazioni e degli stanziamenti, perché sappiamo che le risorse stanziate poi non sono quasi mai poi risorse concretamente materiali, insomma, quindi qualcuno è riuscito effettivamente a usufruire di questi bonus. Sappiamo che poi molto è a credito d'imposta, quindi te l'avrai a fine anno, come, visto che non sono soldi veri, sono soldi che passano da altre vie che non sono il portafoglio, diciamo. Perché dopo la gente dubita un po' che ci siano veramente, dicono, ma poi speriamo che invece ci sia qualcuno che dice no, in effetti io ho pagato l'eco bonus, che poi sappiamo partirà a luglio, e mi hanno scontato tutto e sono felice. Allora voi tenetevi tutte le fatturine, esatto, da parte, e poi a settembre ce le girate, facciamo noi, facciamo anche da commercialisti, esatto, sì, abbiamo, esatto. Vabbè, una laurea in economia e commercio, tu in qualche modo devi spendere, tu no? Ce l'hai, la puoi usare. Io la mia laurea in filosofia al limite non so, potrei così puoi valutare. Fare le note a margine, esatto. che finiscono, ci vogliono 2-3 fogli a protocollo a piedi pagina. Restiamo in tema di epidemia. Voi però continuate a scriverci, scrivete sulla come scuola. Detto? Sì, sei epidemia. Molto chi lo dice molto... così? Mi ricorda un po' la sacca poche di vorrei dire che avere dall'altra parte del gelatiere vetro Max Alberici non aiuta la serietà di Andrea Polazzi. Mi è scappata così, ma volevo solamente dire molto che serio. Andiamo a parlare di un intervento che l'ex commissario per l'emergenza Sergio Venturi ha fatto nei giorni scorsi nel corso di una lunga diretta Facebook con i giovani democratici dell'Emilia Romagna, un intervento che ha avuto grande risalto mediatico perché di fatto ha bocciato il lockdown, quello to cure che è esteso a tutta Italia, perché ha detto probabilmente per alcune regioni non sarebbe stato necessario bloccare tutto visto l'entità dell'epidemia. Poi ha fatto tutte le specifiche del caso, dicendo insomma comunque col senno di poi è più semplice, però ha rivendicato il provvedimento di chiusura di Medicina e della provincia di Rimini, che ha detto hanno probabilmente impedito che l'Emilia Romagna diventasse una seconda Lombardia. Allora noi potevamo farci mancare il nostro Sergione, il contributo di Sergio, e allora ce lo andiamo ad ascoltare. Ci vuole un attimo, e diciamo alla nostra regia che era nella giornata di venerdì. Pensavo avessi già dato tutte le comunicazioni questo, del caso. Questo non l'avevo dato, eravamo rimasti a sabato, mi ero dimenticata di dire che questo allora era venerdì. È bene che tu hai anche avvisato al rientro, mettiamo. Sì, lo so, però mi ero dimenticata di dire che era da recuperare da dalla giornata di venerdì. Quando ti sei fatta i capelli nuovi inizi a perdere colpi. Non te ne sei neanche accorto che sono andata al parrucchiere. E lo so, ma si vede che tutta quella massa teneva fermi i neuroni. Ma neanche Max Alberi, ma nessuno se ne accorge. Venturi. Le zone rosse hanno senso. Secondo me si sono mirate, non ha senso la zona rossa dell'Italia, perché abbiamo avuto e abbiamo regioni nelle quali stiamo parlando di centinaia di casi. Poteva avere un senso impedire lo spostamento da regioni molto impestate, per parlare come la nostra, per parlare in un linguaggio comprensibile a tutti, ma francamente disturbare la
il regolare afflusso o comunque interscambio tra Calabria, Basilicata, Puglia o Sicilia, e insomma francamente mi è sembrato un po' eccessivo, ecco. E noi ci siamo trovati a un certo punto con Rimini e con Medicina in una condizione in cui il presidente ha preso una decisione molto difficile, ma che secondo me è stata fondamentale per impedire che noi diventassimo una seconda Lombardia. Stiamo parlando di comuni piccolini, vicino a Rimini, dove nel giro di qualche giorno abbiamo visto montare decine di casi. Ecco, quando accade questo, in zone piccole, molto concentrate, vuol dire che possiamo avere uno spread importantissimo nelle settimane successive, che non si riesce più a controllare, e allora conviene intervenire nel piccolo, però col senno di poi è tutto molto semplice. Quando invece si tratta di prendere decisioni per il domani, quindi per qualche cosa che non conosciamo, non solo è tutto molto difficile, ma è tutto anche molto rischioso, perché se non fosse accaduto nulla, la prima cosa che avrebbero chiesto era perché avete causato un disastro economico di questo tipo. Quindi io ho molto rispetto delle decisioni che sono state prese in quelle settimane da chiunque, però sarebbe tragico se noi non imparassimo per il futuro ad avere dei comportamenti conseguenti a quello che vediamo in tempo reale. Non possiamo aspettare ovviamente tanto tempo prima di prendere decisioni se si dovesse ripresentare un contagio che io mi auguro proprio non si ripresenti. Queste le parole di Sergio Venturi, piuttosto chiare, che hanno appunto trovato ampio spazio su tutti i media, erano anche l'apertura del Resto del Carlino nella giornata di sabato delle pagine nazionali. Questa discussione che si è aperta sul lockdown, è stato giusto, è stato sbagliato, come diceva, insomma, forse è stato sbagliato, però era difficile in quel momento prendere qualsiasi tipo di decisione, ogni decisione avrebbe avuto delle conseguenze in un senso e nell'altro. E c'è chi è chiamato comunque a decidere e senza star lì ad aspettare. Allo stesso tempo l'imparare da quello che abbiamo vissuto, magari arrivando all'ultimo minuto a prendere delle decisioni che via via cambiavano di ora in ora, noi eravamo qui a raccontarle, per il futuro, perché se poi effettivamente il virus ripartisse, cosa ritorniamo a fare, un lockdown in tutte le regioni d'Italia, oppure le decisioni potrebbero essere diverse, differenziate per territori? Insomma, mi pare che sia questo il ragionamento che Venturi ha fatto, proprio perché non possiamo non pensare che potrebbe rimanifestarsi una situazione magari non uguale a quella che abbiamo vissuto a febbraio, con gli ospedali pieni, anche la difficoltà di capire come andavano curati i malati per non farli morire, e allo stesso tempo però anche la necessità di continuare a far vivere un paese anche dal punto di vista economico, perché adesso vediamo tutto il disastro che questo ha comportato. Ricordiamo tra l'altro che proprio anche per far fronte a eventuali recrudescenze è stato allestito a livello regionale una hub di terapia intensiva che tocca anche Rimini, dove sono oltre 30 i nuovi posti a disposizione, e è un hub che dovrà servire non solo la regione Emilia-Romagna, ma in prospettiva, se ce ne fosse bisogno, e speriamo che non sia così, tutto il territorio nazionale. Ci sono state le presentazioni degli interventi già conclusi la scorsa settimana a Rimini e non solo, con l'arrivo di ministri, del presidente della regione e quant'altro. Comunque è una struttura in più, e poi spesso Venturi, ricordo nei suoi interventi da commissario, diceva che bisogna tornare a investire sulla sanità, ed è una cosa che molti hanno sottolineato anche criticamente in questo periodo di grande emergenza, che forse ha messo a nudo la tendenza che c'era stata negli ultimi anni a disinvestire proprio sulla sanità pubblica. Detto questo, l'ultimo passaggio sul virus riguarda i casi attivi nel nostro territorio, perché l'aggiornamento a ieri dice che sono 71 al momento le persone malate, le guarigioni sono ormai arrivate a 1800, sappiamo che i casi si contano sulle dita di una mano, anche un solo dito è bastato negli ultimi giorni per contarlo, quindi attualmente l'epidemia sembra sotto controllo, tanto che continuano anche le riaperture. La prossima realtà, le prossime realtà ad aprire saranno cinema,
teatri, ma anche la possibilità di convegni, anche i concorsi pubblici, le scuole guida. La regione ha emanato l'ordinanza a tal proposito proprio nella giornata di sabato. L'apertura è prevista per il 15, un'apertura sulla quale sappiamo ci sono comunque tanti punti interrogativi, almeno per quanto riguarda cinema e teatri, perché non è solo poter aprire o non aprire a fare la differenza, bisogna che la gente vada e ci sia qualcosa da vedere. Però sentiamo il servizio. Dovrebbe essere, questa era nella giornata di sabato. Sì, esatto, però, il servizio sul spettacolo, esatto, cinema. Il protocollo relativo a cinema e teatri. Il 15 giugno, come previsto, si potrà tornare al cinema, a teatro e a vedere spettacoli dal vivo. Il presidente della regione ha firmato l'apposita ordinanza. Resta da capire se l'apertura sarà sostenibile per le attività, visto che il periodo è storicamente uno dei meno frequentati dagli spettatori, vista la quasi totale assenza di nuovi film e produzioni e anche alla luce delle restrizioni previste dai protocolli. Le linee guida prevedono infatti un massimo di 200 spettatori al chiuso e 1000 all'aperto, con tutti gli accorgimenti per garantire la distanza di un metro, tranne tra familiari, e l'obbligo della mascherina per il pubblico. Potrà anche essere misurata la temperatura all'ingresso e dovrà essere tenuto un registro delle presenze per 14 giorni. Il via libera riguarda anche l'organizzazione di congressi e convegni, con gli organizzatori che dovranno decidere il numero massimo di partecipanti tenendo conto della capienza dei locali. Dall'8 giugno è anche nuovamente consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare queste attività in aula. Ripartono le scuole guida e i concorsi con le prove selettive da parte delle pubbliche amministrazioni, anche con modalità in presenza dei candidati, che al momento dell'identificazione dovranno firmare un'autodichiarazione sulle proprie condizioni di salute. Obbligatorio sempre l'uso della mascherina. Tra le norme generali in materia di condizionamento dell'aria arriva una modifica ai precedenti protocolli. C'è infatti l'obbligo, se tecnicamente possibile, di escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. Si concludeva così il servizio, sì. Ti ho fermato in tempo prima che tu dicessi cose compromettenti e volevo solo segnalare una notizia. L'unica persona di cui parlo male sei tu e quindi lo faccio direttamente in onda. Punto. Volevo segnalare invece una notizia di cronaca prima di passare al prossimo servizio, perché c'è un surfista disperso dal pomeriggio di ieri e durante la notte, ma anche in mattinata ce lo segnala proprio il nostro Matteo Munaretto, che si è preso qualche giorno di riposo, ma ci ha mandato un messaggio dicendo che stanno ancora girando elicotteri e gommoni. Si parla appunto di un surfista che è stato avvistato domenica pomeriggio nelle acque di Rivabella, grande distanza da riva e in difficoltà a causa del vento. La capitaneria di porto ha subito attivato le procedure di emergenza con le vedette, con l'ausilio di un elicottero. Le ricerche del kiter proseguono soprattutto nella zona nord. Da chiarire anche la provenienza del surfista. Subito è partito un tam-tam tra i praticanti riminesi alla ricerca di informazioni sulla sua identità, attualmente senza alcun esito. Ricordiamo, l'ultima volta è stato avvistato nel pomeriggio di ieri, era nella zona di Rimini Nord, le acque di Rivabella, molto lontano da riva, in difficoltà. Da allora non si sono avute più sue notizie, lo si sta cercando, le ricerche sono proseguite durante la notte e attualmente ancora con l'ausilio anche di un elicottero. Diciamo infatti che negli ultimi giorni ci sono state onde, c'è stato anche vento, per cui gli appassionati di kite e di surf hanno approfittato anche di queste condizioni particolari. Speriamo insomma che arrivino buone notizie, che magari si è riuscito a rientrare, magari non sapendo che fosse ricercato anche dalle forze dell'ordine in senso Speriamo. Positivo, magari si sia messo in salvo. Vedremo qual è l'evoluzione anche di questa notizia nelle prossime ore. Una notizia, cambiamo decisamente argomento, che però ha sollecitato tanta attenzione, credo in alcuni casi anche un po' di commozione, soprattutto per chi insomma vive una determinata comunità parrocchiale, è stata la notizia che è stata diffusa nella serata di venerdì della partenza dalla nostra diocesi di Rimini di Don Andrea Turchini. Don Andrea Turchini attualmente è parroco a Sant'Arcangelo, parroco della collegiata, condivide anche la comunità sacerdotale insieme ad altri presbiteri ed è stato nominato nuovo rettore del pontificio
seminario regionale Flaminio di Bologna, che è una realtà che vede insieme 9 diocesi che hanno costituito proprio questa realtà del seminario, che ha 100 anni di vita. Nel 2019 ha festeggiato il suo centennale. La nomina vale per 5 anni, arriva direttamente dalla Santa Sede ed è stata notificata con una lettera del 3 giugno, tant'è che nella mattinata di sabato c'è stata proprio una comunicazione ufficiale da parte del cardinale di Bologna Zuppi. Si tratta del secondo sacerdote riminese designato a guidare il seminario regionale. L'ultima volta è stato molto tempo fa, perché è stato dal 1958 al 1971, quindi stiamo parlando praticamente di 50 anni fa, ed era Don Nevio Ancarani. Chiaramente la partenza di Don Andrea porta con sé anche tante altre altri modifiche. Movimenti. Esatto, abbiamo visto tantissimi anche commenti degli stessi sacerdoti coinvolti in questi giorni sui social, molto apprezzati, insomma, anche insomma, da parte delle persone che hanno avuto il piacere di stare con loro. Comunque, al posto di Don Andrea Sant'Arcangelo arriva Don Giuseppe Bilancioni, che lascia così la parrocchia di San Raffaele, nella quale subentra Don Eugenio Savino, che era vicario parrocchiale al Crocifisso, essendo un po' la stessa zona pastorale, continuerà comunque a lavorare anche con Don Renato Bartoli, che è il parroco del Crocifisso. Don Ugo Moncada, che faceva parte, che continuerà a far parte della comunità sacerdotale di Sant'Arcangelo, è stato nominato parroco di San Vito a seguito della morte, lo ricordiamo, di Don Giuseppe Celli. Noi venerdì, quando ancora insomma non c'era l'ufficialità della notizia, ma sapendola insomma con qualche ora d'anticipo, siamo andati a trovare Don Andrea Turchini, che tra l'altro ci ha confidato come la partenza sarà breve, perché arriverà alla fine di giugno, e sentiamo insomma nelle sue parole il sentirsi chiamato a qualche cosa di grande, ma anche un po' insomma la commozione di fronte a questo nuovo cambiamento che lo investe. Il Signore non fa le scelte in base alle nostre condizioni migliori, no? Nel senso che, non lo so, questa è una questione difficile da valutare naturalmente. E, senz'altro possiamo dire questo, cioè il tema della formazione, lo sanno tutti, no? È un tema che interpella come priorità, no? Già il termine seminario, no? Dice che c'è una parte del seme che è da mettere via, no? Tutti i contadini sanno che anche negli anni di carestia non ci si può mangiare il seme, la semente, no? Perché se mangi la semente poi non hai niente, davvero ti condanni a morte, no? Ti condanni a morte. E allora questo dal punto di vista proprio umano è una logica, no? Che dobbiamo riconoscere. Anche se siamo in un momento di emergenza non possiamo mangiarci la semente, quindi dobbiamo comunque investire nella formazione, perché se non investiamo nella formazione poi non abbiamo il futuro, no? Questa è proprio una logica umana. E, ecco, poi nella logica della fede, non lo so, cioè ci sono delle situazioni che delle volte ti incontrano, che ti interpellano, che semplicemente devi riconoscere, no? E qual era il momento più adatto per noi per impegnarci in questa avventura? Non lo so, è arrivata adesso, no? È arrivata con me, stranamente, no? Stranamente è arrivata con me. Prima di me ce ne sono stati decine di migliori, no? E dopo di me forse ce ne saranno altri di migliori, ma le cose avvengono così come accadono. Io so che ci sono anche delle persone che sono arrabbiate per questa cosa, no? E me l'hanno detto proprio perché mi vogliono bene. E non solo della parrocchia, ma anche dei preti, no? Che sono arrabbiati, anche perché dobbiamo dire che il rapporto fra la diocesi di Rimini e il seminario regionale non è sempre stato un rapporto armonico, no? Nel passato ci sono stati degli scontri molto duri, prese di posizione durissime, che fra l'altro poi sono state anche la causa per esperienze molto belle, no? Accade sempre così, anche da un peccato poi nasce una cosa positiva, non perché sia necessario il peccato, ma perché il Signore scrive dritto anche sulle nostre righe storte. Adesso la storia è cambiata, adesso viene chiesto a noi di prenderci questa responsabilità. Ecco, noi siamo testimoni, noi diocesi di Rimini, siamo testimoni di una tradizione di formazione che ha portato molto frutto nel passato. Una tradizione che abbiamo portato avanti con convinzione, con grande convinzione, prendendoci anche dei rischi, no? Facendo scelte coraggiose. Ecco, oggi ci viene chiesto di condividere questa nostra storia, di cui io sono solamente un testimone, e con altri, di mettere a disposizione questa esperienza che la nostra diocesi ha maturato con altri.
viene chiesto in questo momento a noi e quindi credo che ce ne dobbiamo fare carico. È il momento migliore della storia? Forse no, però è adesso che ci viene chiesto e adesso che dobbiamo dare una risposta. Potremmo dire un po' banalmente non c'è pace, non c'è pace, però è proprio in questa mancanza di pace come noi la intendiamo che si sviluppa l'esperienza cristiana, no? E io ritengo di essere un privilegiato da questo punto di vista, perché ogni chiamata è una visita del Signore, no? Io la vivo così, la vivo fondamentalmente così, come un momento in cui nuovamente il Signore è venuto a visitarmi. E in questi passaggi mi emoziono di frequente ultimamente, cosa che non succedeva spesso. E in questi passaggi c'è proprio la conferma, proprio di una cura che io sento su di me. Ogni passaggio è difficile perché comunque richiede di lasciare ciò che è prezioso per andare altrove. Certi solo di una cosa, che c'è il Signore che è presente, che ti cammina innanzi. L'ho toccato con mano che in tutte le cose che mi sono state chieste non mi è stato chiesto qualcosa perché c'era bisogno di me, prima di tutto. Poi magari la cosa si è anche manifestata anche così. Ma la verità delle cose non è che c'era bisogno di me, ma la verità delle cose è che c'era un appuntamento forte e che mi attendeva lì. Perché in tutte le cose che ho vissuto c'è stato proprio questo appuntamento che il Signore mi ha dato. Allora questo mi ha reso un po' più sciolto, adesso non sembra, ma mi ha reso un po' più sciolto nel dire questi sì, perché ecco c'è questa fiducia grande che mi accompagna. Veramente, vado dove non voglio, nel senso che non è che ho scelto io, non è che dico io mi sono candidato per questa cosa, no? Come non mi ero candidato per venire a Sant'Arcangelo, come prima non mi ero candidato per andare in seminario, o prima ancora alla Colonnella, eccetera. Cioè non mi sono mai candidato a niente in tutte queste vicende. Eppure ho scoperto, passo dopo passo, che proprio era lì che il Signore mi aspettava, attraverso i volti delle persone che ho incontrato, attraverso le storie che mi hanno intercettato, attraverso le esperienze che mi sono state date da vivere. Quindi ecco, parto con questa fiducia che è quello che mi rende più sereno. Se poi penso a tutto quello che lascio oppure a tutto quello, non esco. Poi certo c'è un affetto, no, che va custodito, che andrà appunto considerato nella sua, però quello che mi accompagna è proprio questa fiducia che lì dove vado c'è il Signore che mi attende, ci sarà qualcosa di sorprendente che accadrà come è sempre accaduto fino adesso. Queste erano le parole di Don Andrea Turchini. Commosso. Sì, parecchio, noi lo ringraziamo perché tra l'altro l'abbiamo così. Eri commossa anche tu quando parlavi, perché tu sei empatica, insomma. L'abbiamo sottoposto in 2 settimane a 2 interviste impegnative entrambe, perché insomma, lo ricordiamo non anche... Non ci rilascerà più alcuna intervista. Ma sei la rettore di Bologna, chissà, forse in qualche occasione capiterà, non lo so. Però diciamo anche a livello più logistico, andando via Andrea già alla fine di giugno, questo probabilmente porterà anche ad un'accelerazione nei passaggi. Spesso i cambiamenti dei parrocchie vengono comunicati all'inizio dell'estate, ma poi i sacerdoti si spostano alla fine dell'estate. Invece quest'anno, secondo me, anche gli altri spostamenti arriveranno un po' più repentini del solito. Su Repubblica oggi l'apertura è dedicata proprio alla scuola. Vedi, almeno sul che sito non siamo online. Gli unici a occuparci di scuola. 3 miliardi e 100 mila maestri per tornare in classe a settembre.
Le linee guida della ministra Azzolina ancora non ci sono, come dicevamo, ma i sindacati hanno fatto i conti. Gli alunni in aula dovranno diventare 10-12, e io torno ad essere perplesso, perciò sono indispensabili più maestri e professori. E poi c'è ma la commissione... quindi smezziamo le classi che già ci sono. È quello che penso io, ma non, cioè, non puoi dividere i bambini che hanno vissuto qua 3, 4, 5 anni insieme, all'ultimo li dividi. No, infatti. Io non lo trovo... Bene. No, ma non lo so. Soprattutto dopo che hanno passato l'estate insieme. Esatto. Cioè, e invece quando inizia la scuola facciamoli riflettere ancora un po' questi del mondo della scuola. C'è anche un'intervista al presidente Bonaccini che dice, leggo solo il titolo anche perché se apro il resto mi dice che è a pagamento: per la scuola servono soldi e coraggio, solo così il paese riparte. Se volete saperne di più o avete l'abbonamento al sito online o penso ci sia anche sul cartaceo di oggi. È probabile. Sì. Poi cosa devi vuoi dire? Cosa? No, no, sulla scuola niente. No, volevo dirti che oggi parte l'app Immuni, ma tu mi hai detto che... Non dire cose che, no, non, che... non è bene che tu le dica. No, perché adesso in questo momento non mi serve. Quindi vuol dire che erano più di 2 milioni le persone che l'hanno scaricata, adesso 2 milioni meno uno. No, è perché non serve in questo momento, perché parte in 4 regioni, ricordiamolo Andrea, quindi se tipo... Cioè già attiva, si può scaricare dappertutto, però in via sperimentale oggi avrà il suo avvio ufficiale in 4 regioni, quella più vicina a noi appunto sono appunto le Marche. Sì, perché l'ho tolta dal telefonino? Non perché va benissimo, io perché devi cambiare il telefonino? No, perché siccome non ero stata attenta alle figurine che mostravano, insomma, su cui c'è stato anche grande dibattito, la voglio nuovamente riscaricare uno nei prossimi giorni e farlo insieme a te, come abbiamo fatto la volta scorsa. Abbiamo detto delle Marche, l'app Immuni diventerà operativa con il funzionamento effettivo del contact tracing Immuni, quindi lo definiamo col suo termine, anche in Abruzzo, Liguria e Puglia. Hai visto un po'? C'è Cinzia che risponde a Detto sulle vacanze. Vai. Perché vabbè, sono un po' battibeccati, io adesso non ce l'ho. No, ma questo era molto semplice, cioè in realtà diceva: noi siamo molto ospitali, rispondendo proprio alla valutazione che appunto il nostro ascoltatore milanese ci diceva: quest'anno per senso civico mi sa che le vacanze me le faccio a Milano. E lui appunto, lei risponde: la situazione lombarda non depone a vostro favore e per senso civico chi proviene dalla Lombardia o dal Piemonte dovrebbe farsi almeno il sierologico per vedere la situazione degli anticorpi, così tanto per star tranquillo lui e far star tranquilli gli altri in vacanza. Ci vuole una sola persona positiva a far ripartire un focolaio e noi questa esperienza nella nostra provincia l'abbiamo già fatta. Grazie, niente di personale, nessun razzismo, soltanto senso di responsabilità. Invece Antonio, penso sul tema delle scuole, dice: ma se non ci sono gli ambienti, come li dividi? Come li dividi? Che spazi utilizzi? Soppalchi. Palestre? Corridoi. Se tu soppalchi, la maestra resta una. Esatto. E gli alunni sono solo dislocati. La scuola Castello. Ho avuto un'ideona, ragazzi. La scuola Castello piace. Perché non mi mettono nel comitato, sì, nel comitato tecnico-scientifico. Bene. Cos'altro abbiamo da dire? No, abbiamo da dire ancora tante cose, perché noi abbiamo un ampio contributo dedicato a un altro tuo impegno. Sì. Di venerdì sempre, mi sono divertita molto. E abbiamo anche l'intervento dell'assessore allo sport del comune di Rimini, Gianluca Brasini, o magari proporrei questo adesso. Sorvoliamo un attimo sul motivo per il quale è intervenuto Brasini, a margine della conferenza stampa nella quale è stata presentata la canzone dei 78 bit. Il grande Totò Schillaci. C'era Totò Schillaci e quant'altro, e vi rimandiamo alla pagina Facebook di Icaro Sport dove ci sono tutti i contributi e anche la conferenza stampa integrale di sabato. Noi andiamo a sentire invece l'assessore Gianluca Brasini sul tema che sta a cuore a tanti perché, appassionati oggi è di calcio, giornata perché oggi, X. Oggi è la giornata X, tra l'altro questo pomeriggio ci sarà in diretta anche su Icaro un appuntamento anche con il presidente della Rimini Grassi per approfondire quello che accadrà nel Consiglio federale, che dovrà decidere se per il Rimini sarà Serie D oppure se ci saranno, come sembra da un'altra corrente di pensiero, i play-out. Diciamo che la rincontro è alle 12, per cui alle 18, quando saremo in diretta con questa speciale tavola rotonda sulla Rimini Calcio, dovremo avere tutto il quadro definito, perché sono settimane che si fanno ipotesi che poi però, insomma, finché non decidono... Un quadro definito che si può sempre ribaltare, perché presumibilmente in seguito a certe decisioni ci saranno anche delle azioni conseguenti. Sentiamo quello che ha detto sabato l'assessore allo sport del comune di Rimini Gianluca Brasini al nostro Roberto Bonfantini. Lunedì sarà una giornata capitale per la Rimini del calcio. Ma adesso vediamo questo Consiglio federale. Noi abbiamo scritto, interloquito a tutti i livelli,
Noi riteniamo questa decisione, che era stata paventata per adesso in sede di Lega, non in sede di Consiglio federale, quindi peraltro non abbiamo, come dire, elementi per dire se è solo una proposta o se in qualche modo verrà presentata come delibera assembleare, perché ancora non lo sappiamo, ma certamente se fosse così, cioè se fosse che dovesse essere decisa una decisione, come dire, a tavolino o comunque decisa per delibera assembleare, noi la riteniamo assolutamente inaccettabile, ma non tanto perché colpisce Rimini, è proprio contrario ai principi dello sport. 11 partite, 33 punti a disposizione, facciamo una competizione. Se è vero che c'è questa ipotesi di 4 partite, 4 squadre che giocano una sorta di appendice finale attraverso i play-out, facciamola. Questo rispetta i principi dello sport, ma non certo quella di alzare la mano e dire questo sta qui, questo va giù, questo viene promosso. Ripeto, fatelo, ma non chiamatelo sport, perché questo non è sport. Se dovesse essere retrocessione diretta per il Rimini, cosa farà il Comune? Noi non lo so adesso, perché dopo entriamo nel merito del diritto sportivo, bisogna capire se ci sono gli strumenti per ricorrere. Noi sicuramente appoggeremo la Rimini Calcio in tutte le azioni che vuole, come stiamo facendo oggi peraltro, perché diciamo le interlocuzioni che magari non sono possibili a una società di calcio di Lega Pro attraverso i rapporti che abbiamo sia a livello ministeriale che a livello di ruoli apicali nel CONI ci permette di interloquire ad altri livelli. È chiaro che noi la riteniamo veramente un qualcosa di ingiusto, profondamente ingiusto, quindi noi saremo a fianco della Rimini Calcio in tutte le strade che potremo percorrere insieme. Queste le parole dell'assessore Brasini, vedremo quello che accadrà, già nel primo pomeriggio dovremo sapere il destino, almeno quello che verrà definito come destino del Rimini, se poi ci saranno ulteriori azioni o cambiamenti. Sappiamo che nel calcio le cose cambiano da un giorno all'altro, non è che queste decisioni vengono prese però e sono così. Questa settimana riparte qualcosa, è vero? C'è una coppa a fine settimana? Credo che nel fine settimana riparta la Coppa Italia, penso. Sì. Poi ultimamente ho perso un po'. Hai seguito poco? Seguito poco, anche perché so, il calcio di questi tempi di solito volge al termine, invece adesso siamo in una fase di ripartenza. Esatto, sì. La ripartenza. Allora, prima diciamo che con tutto quello che abbiamo passato in questi mesi, anche dal punto di vista non solo sanitario ma anche economico, diciamo che è bello che riparta il calcio, dà un'idea di normalità riacquisita. Però forse non era proprio la priorità principale. Però effettivamente parte dopo tante altre cose. Ad esempio, dai, tanti altri sport sono ancora fermi al palo. Sì. Pensare al tennis, ad esempio, che forse ripartirà in agosto, forse. Senza però, pubblico, tra l'altro. Senza pubblico, sembra. È uno contro uno, però no, se lo fai al mare uno non contro nessuno uno, ti dice nessuno, se Salverici, lo fa Federer contro Nadal arrivano da tutte le parti del mondo, tanto che sembra che addirittura non interesserà a nessuno, ma per gli US Open faranno solo dei charter per portare i tennisti senza neppure i tornei di qualificazione, dove spesso la platea appunto è più ampia e quindi c'è una maggiore base anche di provenienza di paesi. Sembra che elimineranno, quindi si andrà solo per diritto di classifica fino a formare il tabellone principale. Ricordiamo che il tennis è ripartito, quello giocato insomma nei circoli e quant'altro, perché ad esempio a differenza di altri sport dove c'è il contatto diretto con la palla, penso al volley ad esempio, invece non si può fare, almeno al momento non ci sono protocolli per tornare a giocare con la palla, ma qualche cosa cioè, si potrebbe per non avere il contatto diretto con la palla ci deve essere una squadra molto forte, non che gliela fa mai toccare mai all'altra e quindi in questo caso si può giocare. Ah ecco, benissimo, hai delle soluzioni questa mattina di oggi, una pam proprio ragazzi innovative. Allora, una cosa che vorrei dire prima poi di proporre questo ampio servizio, grazie anche alle tante persone che insomma hanno detto sì alla nostra richiesta, è legato al Metromare, perché vorrei un attimo riaprire piccola finestrina di 30 secondi. Perché venerdì sono uscite delle dichiarazioni, perché certo, noi le avevamo detto, noi ma avevamo quando riparte e siccome ci ascoltano subito, sono uscite delle dichiarazioni congiunte da parte dell'assessore del comune di Rimini Roberta Frisoni e da parte del presidente della provincia Rizzero Santi, nel quale hanno specificato di aver avuto già delle interlocuzioni con gli enti preposti, quindi si parla di PMR, di Start e di quant'altro, che dopo domani, vado a memoria, arriverà il primo mezzo dal Belgio, parliamo dei mezzi ufficiali, perché arriveranno uno alla volta, mano a mano, fino ad arrivare alla quota di 9. Sì. Questa settimana dovrebbe già arrivare dal ministero, dall'Ustif, l'ente preposto al collaudo, dovrebbe arrivare appunto ad interloquire anche lui con Start e con le altre realtà. Anche se Start ha fatto delle precisazioni. Sì, perché lui ha detto non dipende da noi l'arrivo dei mezzi, ma dipende da PMR.
E poi, cosa più importante, Frisoni e Santi hanno detto: comunque noi abbiamo chiesto che a luglio, con un mezzo o con l'altro, il servizio riparta. E diciamo che per Santi è un passo avanti rispetto a quello che aveva detto al resto del Carlino un po' di giorni prima, quando aveva detto che probabilmente prima di settembre non ci sarebbe stata la possibilità, ma evidentemente qualche cosa è cambiato. Qualche cosa è cambiato. Poi bisognerà capire come, visto che credo sia partito oggi ufficialmente l'orario estivo dei mezzi pubblici, degli autobus, con la linea 11 e quant'altro, quindi penso che non vadano a mettere mano alla frequenza della linea 11, che a questo punto è pensata per tutta la stagione estiva, quindi per far fronte a un servizio importante di collegamento. E quindi immagino che, anche se il Metromare dovesse ripartire a luglio, sarà una sorta di surplus in questa stagione, quindi chi lo prendere bene, se no c'è parallelamente anche l'11, anche perché le altre linee che erano state pensate per sopperire al fatto che il Metromare non raggiungeva determinate parti non sono state attivate. Diciamo, Andrea aggiungeva anche questo: è vero che sarà una stagione con molti meno turisti, speriamo di no, ma insomma ci dicono almeno un meno 50%, nelle ipotesi migliori un meno 30%, comunque sappiamo stagione più corta perché per molti non è ancora iniziata, e anche con molti meno turisti. Però è anche vero che sui bus, visto che lì vengono rispettate tutte le condizioni di sicurezza, ci si può stare in meno, per cui pensare bus dove le persone si accalcano quest'estate non è neanche ipotizzabile. E quindi io credo che due linee, 11 e Metro Mare, che insieme fanno lo stesso percorso, cioè quindi una più vicina al mare, una più insomma vicina alla ferrovia, possano essere utili. E quindi insomma chiaramente ci vogliono anche tempi diversi, perché sappiamo che con il Metro Mare, diciamo, la stessa tratto di strada, benché sia magari per i turisti un po' più scomodo risalire fino alla ferrovia, però ci si mette anche molto meno tempo. Comunque domani io volevo aprire la finestra, domani approfondiremo per dirvi... anzi, cosa ne pensate del Metromare? Avete delle domande che vorreste fare agli amministratori pubblici? È vero, domani ne avremo. Fatecele uno per venire anche adesso al nostro numero 337 511 336, oppure mandateci dei messaggi alla pagina del Tempo Reale, domande insomma contestualizzate, diciamo non per partito preso, quindi domande curiose. Allora, dire che sulle domande sul Metromare non siano per partito preso, Andrea, è quanto mai. No, però è anche vero che ci sono tanti che magari hanno semplicemente usato il servizio. Ma io conosco anche tante persone che erano state molto critiche, che poi nella fase di sperimentazione l'hanno preso e hanno detto: beh, dai, alla fine non è così male. È un autobus, ma va bene. Sì. Noi abbiamo persone che anche che lavorano con noi che avevano apprezzato il servizio. Bene, arriviamo a quello che invece l'altro. Fatecele arrivare queste domande. SMS, WhatsApp, 3751336, la pagina Facebook Tempo Reale. Se arrivano poi nel frattempo che va questo servizio, noi le leggiamo già. Ne daremo conto, assolutamente. Quindi apriamo una nuova dibattito. Dopo la scuola, il Metromare. Perché magari a scuola ci si potrebbe andare col Metromare a settembre. Sì. Perché no? Allora, invece, questo servizio ci porta in spiaggia. Siamo andati al bagno Green Beach, che è un bagno... Ah, ma facciamo pubblicità? Sì, facciamo pubblicità, perché tra l'altro sono stati gentilissimi, molto simpatici i gestori di questo bagno. Il bagno Green Beach, probabilmente il nome insomma ha anche un significato simbolico, sono particolarmente attenti all'ambiente. Mm-hmm. Forse i fratini lo sapevano e una coppia ha deciso di nidificare proprio da quelle parti. Lo scorso anno erano diventati famosi questi piccoli trampolieri grazie a Jovanotti. Tra l'altro mi hanno rivelato che Jovanotti lo scorso anno, lo dico anche a Max Alberici perché noi avevamo seguito con grande dovizia di particolari tutta la vicenda, grande fan di Jovanotti, Max Alberici, aveva speso ben 10.000 euro per attivare degli steward solo per i fratini, cioè oltre agli altri steward che aveva messo chiaramente, perché quindi c'era stato c'erano questo già grande gli steward concerto in spiaggia. Sì, però facevano altro, e solo per i fratini pare avesse dovuto sborsare 10.000 euro in più, e non era affatto felice di questa cosa. Ma credo come no, per Jovanotti, era un ambientalista, 10.000 euro in più, 10.000 come non euro era felice meno. Vabbè, cioè l'ha fatto proprio per forse l'ambiente questo, non lo sì, so. Ma dai, sicuramente. Comunque venerdì siamo andati sulla spiaggia proprio perché i piccolini erano nati il giorno prima, e ci siamo incontrati con una serie di persone che per competenze diverse stanno seguendo la vicenda dei fratini, e io mi sono innamorata dei fratini, lo devo dire. Max Alberici, sono talmente piccoli che fanno tenerezza, ma mi rendo anche conto quanto sia pericoloso per loro stare lì. Tra l'altro dico anche se che dice tu, cioè il servizio no. Già sono 6 minuti, no? Tu per lanciarlo ce ne metti altri 6, ma allora. Ma è perché mi sono divertita. Poi mi dici stata... che quando fai il TG te finisce lungo, e ci credo. Sono stata 2 ore con gli ambientalisti e mi sono appassionata ai fratini. Stop, punto. Vediamo il servizio con tante belle interviste. Mandate le domande sul Metromare. Il
Il fratino è un piccolo trampoliere, fa parte della famiglia dei caradriformi e lui è solito nidificare sulle spiagge ed è una specie che vive anche in stretto contatto con l'uomo. Quindi alla domanda si può vivere col fratino, assolutamente sì. Lui depone da 2 a 4 uova, solitamente ne depone 3, normalmente sono 3, e la schiusa viene tra i 25 e i 27-28 giorni. Inizia a covare dal 3° uovo e di lì poi nascono i pulcini che sono subito autosufficienti. A circa 5-6 ore dalla schiusa delle uova iniziano a zampettare e spostarsi sulla spiaggia e nutrirsi autonomamente di piccoli insetti, e i piccoli invertebrati, e le conchigline, le vongoline, tutto ciò che viene chiaramente spiaggiato in battigia. Noi seguiamo il fratino di Rimini e Riccione, perché poi abbiamo la zona appunto a cavallo che è una delle più favorite per loro, e in questo periodo di lockdown chiaramente ha favorito l'aumento demografico delle coppie, perché normalmente avevamo 3 o 4 coppie, quest'anno siamo arrivati ad averne 8-9 perché una era incerta, non si è poi fermata. Abbiamo assistito a 11 nidificazioni in cui sono quasi andate tutte a buon fine a livello di schiusa e adesso speriamo e cerchiamo di far crescere questi pulcini. Te inizi la mattina all'alba a cercare che non succedano grandi problemi, perché il fratino purtroppo soffre di grandi problemi che sono i predatori naturali, e in questo contesto nelle vecchie colonie abbandonate ci sono i gheppi che si mangiano il fratino, che predano direttamente il fratino, ci sono le cornacchie, ci sono i gabbiani che predano sia le uova che i piccoli, e quindi cerchiamo di tenerli lontani il più possibile questi che sono i predatori naturali. Poi abbiamo il grande problema dei cani che vengono portati sia al guinzaglio che liberi a scorazzare sulla spiaggia, e come avete potuto vedere prima quando avete visto come si muovono i fratini, un cane se lo prende subito. Diciamo, uno dei problemi più grossi è quello dei cani, cioè non si può far camminare i cani liberamente sulla battigia, e soprattutto è vietatissimo farli lasciare liberi, cioè non tenerli con il guinzaglio. Quindi cerchiamo di sensibilizzare i proprietari di cani, perché normalmente uno che ha un cane è una persona che ama la natura, deve soltanto riuscire a riconoscere che questo è un pezzo della stessa natura di cui fa parte il suo cane. Noi facciamo vigilanza, tutela ambientale, e il fratino è una specie protetta, particolarmente protetta perché è un piccolo uccellino che ha problemi di sopravvivenza, è a rischio estinzione, e quindi ci siamo impegnati quest'anno soprattutto a dare un conforto, un accompagnamento ai volontari che sono qui dalla mattina alla sera, ma un po' anche per sensibilizzare i concessionari che devono far vivere insieme l'attività economica con questa prevenzione e tutela dell'ambiente, ma in generale anche di avere dei rapporti con le istituzioni, con la regione, con la provincia, insomma di essere presenti, di far capire che noi ci siamo. È stato quasi sorprendente vedere come la natura si riappropria degli spazi naturali. In fondo il fratino è proprio questa testimonianza di forza della natura, pur essendo così piccolo e indifeso, alla fine va a nidificare in mezzo agli sdrai, in mezzo ai bagnini, quindi insomma rappresenta un po' questa capacità della natura di ricolonizzare degli spazi che usiamo noi. Devo dire che mi è piaciuto il fatto anche che le persone hanno anche loro riacquisito il piacere di stare in mezzo alla natura. Mai come adesso abbiamo tante persone che camminano, che vanno in giro per le nostre colline, quindi questo è anche un fatto positivo, nella sfortuna insomma. Il fratino è quello che viene chiamato, da un punto di vista tecnico, un indicatore biologico della qualità della spiaggia. In questo contesto, laddove il fratino ha scelto il posto in cui spostarsi, fermarsi, sostare, nidificare e portare avanti lo sviluppo dei piccoli, vuol dire che la spiaggia, la sabbia è perfetta. Sappiamo perfettamente che dove i fratini nidificano
e ciò è indice di una spiaggia particolarmente salubre per loro, perché altrimenti non nidificherebbero. Questo ci fa molto piacere, e ci fa anche piacere che in mezzo a tanti bagni che hanno sostanzialmente degli ombrelloni e dei lettini, i fratini siano riusciti quest'anno a nidificare di più. Monica, una delle spiagge riminesi dove il fratino ha deciso di mettere su famiglia è la vostra, il Bagno 107. Come avete vissuto questa esperienza? Allora, dobbiamo ringraziare il fratino che ha scelto la spiaggia di Rimini per nidificare, e in particolare ha scelto la spiaggia qua. In questo caso ha trovato un ambiente ottimale dove ha potuto covare le sue uova, e noi ci siamo sentiti privilegiati perché ne avevamo finora sentito parlare. Lo conoscevamo perché nei paraggi sapevamo che c'era questo fratino, ma mai così vicino, ed è stato veramente, veramente emozionante. Seguire la gestazione fino al momento esatto di ieri, che proprio ci siamo visti, gustati ed apprezzato la nascita del fratino, dei fratini veramente. Brindiamo a questa nascita, che sia di buon auspicio per un'estate fantastica e per altre nascite. Come tanti limicoli della, appunto, e quando non trova cibo o comunque non riesce ad alimentarsi in battigia, lui batte la zampetta sulla sabbia e simula il rumore della pioggia. A quel punto il vermetolo invertebrato sale in superficie e la pappa è pronta. Aspetta, ho fame. Niente, è intelligente. La pappa non è pronta. È intelligente il fratino. Sembrava un po' Gheo in Gheo in questi ultimi minuti, però è stato veramente bello incontrare tante persone appassionate. Siamo in due, tu sei Gheo e io sono... No, così so come... Per chi era solo in radio non ha potuto vedere queste bellissime immagini di Enrico Guidi. Esatto. E quindi vi invito a andare a riguardare questa puntata, ma vedremo di caricarlo sulla pagina Facebook, questa versione estesa rispetto a quella che è nata anche... Vedete il fratino che veramente merita di essere visto e tutelato. Eh sì, sappiamo. Mi raccomando, se avete dei cagnolini, attenzione. Invece volevo dire che a nessuno interessa più il metromare, perché non c'è arrivato nessun tipo di domanda. Perché non va il metromare, quindi questa mattina non tira come argomento. Magari speriamo domani. Non so, in ogni caso domattina noi approfondiremo il tema, dovrebbe essere nostra ospite, c'è data disponibilità, sì, l'assessore Roberta Frisoni, quindi se avete anche delle curiosità anche sull'avvio del servizio, sull'arrivo dei mezzi, visto che hanno fatto il punto scorsa settimana, lo rifaranno anche questa con PMR, START e tutti gli altri enti interessati dall'avvio del servizio, anche in merito ai collaudi che dovranno partire sui mezzi ufficiali. Insomma, ci sono tanti temi che potremo approfondire, aiutateci magari con delle domande che a noi magari non vengono in mente, vengono in mente a voi, naturalmente che siano riportabili e no, dicomi, se certo, quando si parla di metromare gli animi si scaldano di solito, lo so. Ma visto che nessuno scrive, forse adesso è tutto nella normalità. Ma guarda, sai quando le cose sono che così, è un'epoca anche lì, lo volevo dire. L'ha detto. La volevo dire. Io mi... Non si dice mi tace, è brutto dire mi tace, quanto dire epoca, mi... Sono due cose brutte. Allora, io dico, facciamo una promessa, io non dico metromare favorevole, spero riparta, Paolo. Bravo Paolo, vedi? È arrivato adesso un messaggio. Bravo Paolo, spero, ecco, che altri facciano come te e ci scrivano, insomma. Hai capito? Allora, io non dico più epoché, tu non dici più mi taccio, però. Facciamo questa, facciamoci questa promessa vicendevole. Ma mi taccio si scrive tutto attaccato, eh? Sì, certo. Okay. No, era una curiosità fuori microfono. E anche microfono. Una doppia T, mi taccio. Esatto. Va bene, basta. È il momento dei saluti. Quando del arriviamo commiato. A questo punto, direi proprio di sì. Ringraziamo la nostra valida e doppia regia. Costante doppia regia per tutta questa settimana. Avremo il piacere di averla in questa modalità. Noi ci ritroviamo domani mattina, puntuali con Tempo Reale puntuali fino a un certo punto, perché sono sempre di rassegna anch'io domani mattina. Ah, sì? Eh sì. Ma il direttore ti fa fare gli straordinari. Hai visto? Mi fa lavorare più del solito. A domani. Buona giornata a tutti. Tempo reale. Tempo reale. La palestra Body.